Benvenuti a tutti in questo nuovo video da Mobile Phone Island. Oggi parliamo di un launcher che è molto valido, però viene un po' messo in secondo piano rispetto a Nova Launcher. Stiamo parlando di Apex Launcher, che è molto simile a Nova, però ha delle funzioni in meno. Comunque a me piace lo stesso perché è altamente personalizzabile. Io ho la versione a pagamento, quindi ho delle funzioni più rispetto a voi se dovessi scaricare soltanto la versione gratis. Però comunque è fatto molto bene, come vedete è anche molto fluido. Come vedete qua ci sono le varie schermate, si può spostare un'icona da una pagina all'altra. Ecco, sì. Ecco qua. Come vedete poi si possono creare anche le cartelle. Poi, come vedete, questo launcher non è come su Nova che è basato su Launcher 3, quindi tenendo premuto non si apre la solita schermata che siamo abituati ad avere con KitKat e Lollipop, però si apre questo menu dove ci sono le azioni di Apex, quindi volendo si può mettere l'icona del drawer, poi attivare l'anteprima delle schermate di default, notifiche, impostazioni rapide. Mostra nascondi barra di stato, mostra nascondi la doc, ricerca vocale, applicazioni recenti, menu di Apex, impostazioni di Apex, blocca, sblocca, se selezionare una delle schermate. Oppure abbiamo anche l'applicazione, quindi si apre l'elenco dell'applicazione. Ecco qua, è un po' lento, penso che sarà comunque qua. Apre questo menu dove ci sono tutte le applicazioni che abbiamo installato. Oppure ci sono le scorciatoie, che sono più o meno, ecco, sono le attività, poi e le varie cose che ci sono un po' in tutti i lounge. Poi si possono selezionare i widget, che in questo caso li abbiamo in questo menu qua. E poi anche gli sfondi, stessa cosa, si apre un classico sfondo, un menu con tutti gli sfondi. Ovviamente si possono scegliere anche dai vari icon pack e applicazioni varie che avete, anche dalla galleria. Infatti se scorre fino in fondo, no, pensavo che forse in qualche modo si può lo stesso, comunque vabbè, basta scaricarlo e si applica. Invece il drawer è quello classico di Lollipop in questo caso. Ovviamente ci sono anche tante altre impostazioni che ora andiamo a vedere. Comunque, tenendo premuto il tasto opzioni, abbiamo questo menu che è personalizzabile, quindi aggiungi sfondo, impostazioni tema, gestione applicazioni, gestioni schermo, gestioni gestisci schermate. Gestisci drawer, impostazioni di Apex, impostazioni di sistema, blocco desktop e guida. Noi andiamo in quelle di Apex, che sono parecchie. La versione a pagamento dovrebbe essere attiva, credo di averla installata. Comunque, come vedete, su schermata home si può cambiare la griglia. A me piace molto 5x5, perché così ci stanno delle icone in più. Poi anche se posso dire in verticale e in orizzontale, soprattutto utile sui tablet ma anche sui tablet ormai. Poi c'è il margine, dimensione delle icone, gestisci schermate e come vedete qua rispetto a Nova, per gestire le schermate bisogna andare in questo menu qua, a meno che si metta qualche scorciatoio. Gestisci schermate si possono organizzare, scegliere qual è quella la principale, eccetera eccetera. Quindi come vedete su Nova è tutto più intuitivo, invece qua abbiamo un po' questo Apex ricorda un po' più quello di Android 4.0 4.1 per esempio, però comunque a me piace lo stesso anche se non quanto Nova. Poi lo scorrimento infinito, si può scegliere anche il tipo di effetto. Poi scorrimento elastico, si può attivare, tempo minimo di scorrimento. Effetto di transizione, ecco, guardate quanti sono perché io ho la versione a pagamento, quindi ci sono tanti altri effetti. Poi
Poi l'effetto trasparenza, mostra l'indicatore, lo stile dell'indicatore, poi si può avere anche la tablet UI per vedere più contenuti sul launcher, poi lo stile di barra di ricerca. Penso che ecco, si può anche togliere. E poi il colore delle etichette, lo sfondo, se mostrarle. Nascondi barra di notifica, le ombreggiature, se nascondi un reticolo. Poi su Drawer si possono nascondere le applicazioni, stile icona del Drawer che si può cambiare, si può scegliere se averlo in base al tema, che i temi sono praticamente i compact che potete scaricare dal Play Store. Alcuni vengono proprio chiamati dei temi, però alla fine non sono anche sono uno sfondo e un icon pack insieme, quindi alla fine basta scaricare lo sfondo che si vuole e poi l'icon pack che si preferisce. Poi lo stile dello sfondo del drawer, colore di sfondo del drawer, trasparenza dello sfondo, trasparenza schede del drawer, poi animazione del drawer, poi si può cambiare la griglia, lo scorrimento infinito, elastica, effetti di transizione. Poi si possono avere anche le schede che praticamente è un po' come era all'inizio anche su Nova, che premendo qua si ha la divisione su applicazioni scaricate o widget, proprio come era all'inizio anche Nova. Ora invece comunque su tutte e due si possono togliere le schede e quindi il drawer è simile a quello di avvio applicazioni Now principalmente. Quindi ero su drawer, quindi ero giù, ora le lascio per fare prima. Però volendo si possono anche togliere, ci sono le etichette, effetti di transizione. Poi su Dock invece si può scegliere quante pagine avere, quante icone avere, se avere il margine, se avere la sovrapposta oppure no, lo scorrimento infinito, elastico, il tempo minimo, se mostrare l'indicatore. Poi invece su cartelle si può scegliere l'icona, il formato in cui averla, adesso ho impostato su mazzo, poi lo sfondo, trasparenza dello sfondo, stile dello sfondo, dimensione dell'icona, se avere o meno le etichette, il colore e tutti gli altri effetti grafici. Invece su comportamento, la parte che secondo me trovo più interessante, perché a parte quello di andare alla schermata predefinita, poi ci sono i vari pinch, quindi io uso sempre lo striscio giù per avere le notifiche, invece su striscio su di solito metto sempre mostra drawer delle applicazioni e poi ci sono tanti altri. Qui ci sono delle limitazioni se non avete la versione a pagamento, però vi invito a comprare magari quando vi faranno ancora qualche promozione, anche se poi con Nova Launcher, che era 10 centesimi pochi giorni fa, non ne vale molto la pena pagare anche Apex, però io l'avevo preso perché comunque mi piace come Launcher. Poi impostazione tema, quello che vi dicevo prima, ci sono i temi da applicare, si può scegliere se avere la skin, che la skin sarebbe la colorazione delle barre superiori dei menu del Launcher alla fine. Poi il pacchetto, poi ci sono tipo di penso di icona e ho sottolineato il tema collega al Play Store. Poi impostazione notifica, si può scegliere se avere il contatore delle notifiche, penso che da qualche parte bisognerà comunque a dare il permesso di accedere alle notifiche, se non lo date non penso che possa funzionare. E comunque qua dovete installare anche Apex Notifier, che se no le notifiche sulle icone non vi possono comparire. Invece su avanzate si può finire se avere Google, ok Google, poi c'è personalizza menu, che sarebbe quel menu che dunque vi ho fatto vedere prima, e si possono togliere degli elementi. Io di solito tolgo sempre questi qui perché sono inutili. Poi tolgo anche questo, l'applicazione di solito lo lascio, e sfondo lo tolgo perché lascio aggiungi, e in questo modo abbiamo questo. Vediamo se riesce a caricare, vi faccio vedere. Così questo menu è molto più semplice da usare e non occupa tutta la pagina.
poi ovviamente potete inserire gli elementi che preferite. Poi dimensione delle icone, carattere delle icone, se ne scaricate altri vi cambierà anche in base al tema che avete applicato. Poi riempire la sovrapposizione di widget nel dock, puoi impostare il launcher predefinito e poi tieni in memoria, questo è per evitare i caricamenti vari. Però vi segnalo, l'unica cosa brutta di questo tieni in memoria è che vi lascerà sempre l'icona qua. Non si vede quando lo usate, però magari se a chi piace avere la barra delle, cioè la tendina delle, no, delle notifiche più libera possibile, è un po' fastidioso, però comunque dipende anche dal telefono che avete. Io sulle S3 la lascio sempre perché l'S3 ha questo brutto difetto di ricaricarsi sempre la ROM, soprattutto sul launcher della ROM stock, però spesso succede anche con Avvi applicazione Now, A9 più che altro, che è quello che uso di più. Quindi vi consiglio questo launcher perché anche se ormai Nova ha una grafica che è molto più basata su Marshmallow, quindi a me piace molto con le nuove animazioni. Come vedete qua è già comparso il numeretto per dice che c'è un'email non letta. Vedete tutto? Vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace, condividere e anche a contattarmi tramite social network, Facebook, Twitter, Google Plus, Hangout, tutto quello che volete. Trovate tutti gli indirizzi, indirizzi di siti web, delle mail, eccetera, nella descrizione di questo video. Al prossimo video da Mobile Phone Island, ciao!